Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, come sempre ad analizzare i nostri grafici, a vedere le cose che succedono, le notizie, insomma tutto quello che passa in convento nel mondo delle cripto, a partire dalla notizia più chiacchierata, nonché secondo me l'indicatore più sopravvalutato mai esistito sulla faccia della terra, la famigerata Deathcrow, di cui parlano tutti in questo periodo. Avrò letto 50 articoli che dicono che è finita perché c'è la Death Cross. Allora, facciamo un attimino di chiarezza, poi andiamo avanti ovviamente col resto perché non mi ci voglio soffermare più di tanto. La Death Cross è l'incrocio ribassista di due medie mobili. Vabbè, trend analysis ci sta a dire fare un'analisi alle medie mobili, osservare un po' il comportamento storico e modellizzare un eventuale operatività, una parte di operatività, mi auguro, come appunto fosse una strategia. Molti bot utilizzano proprio combinazioni di medie mobili di questo tipo e trarre delle conclusioni. Ecco, però dire che è finita perché quante volte è successo in passato? Due, tre, non lo so. Perché si verifica una situazione, tra l'altro, se poi andiamo a vedere anche, non lo so, in altre fasi ci sono stati comunque parecchi falsi positivi. Ecco, come sempre, gli indicatori utilizzati allo scopo di prevedere quello che accadrà. È un utilizzo spesso improprio, un utilizzo proprio di un indicatore, una certa tipologia di indicatore è farlo nel lungo tempo per andare ad automatizzare magari la gestione di una frazione di capitale, può avere un certo tipo di rendimento, però usarlo appunto per prevedere il futuro è sempre un utilizzo improprio, vale per qualsiasi tipo di indicatore, non solo per la Death Cross, anche per i pattern grafici di prezzo, per i breakout, per eventuali, vi ricordate i bot che vi avevo condiviso? Anche loro utilizzano certi indicatori, ma non è che appunto dicono è successo questo, allora accadrà così. Probabilisticamente nel tempo si dà un peso all'indicatore in base poi a quello che accade. Detto questo, bisogna prenderlo per quello che è, ovvero un segnale come tanti altri, la cui efficacia è tutta da dimostrare, tra l'altro un segnale estremamente lento, quindi spesso. Tra l'altro, non sono un grande fan degli incroci di medie mobili, soprattutto così lente nelle cripto, perché insomma, statisticamente funzionano meglio per operatività comunque speculativa, ovviamente, delle medie mobili più rapide, più veloci, con approcci un po' diversi, in particolare prezzo versus media mobile. Ok? Quindi vedete già anche qui che per andare a modellizzare banalmente, ragionando su quello, un eventuale dentro e fuori, funziona meglio il rimbalzo del prezzo, cioè il passaggio del prezzo sopra o sotto la media stessa. Comunque, non voglio divagare troppo, voglio semplicemente dire, non fatevi prendere dal panico per questa notizia, per questa cosa, perché dategli il valore che merita. Un indicatore che dà 1 o 0, positivo o negativo. Se voi andate ad esempio su TradingView, che ci sono le pagine, no, di sentiment all'inizio, quando apri un asset ti dice bullish, bearish, compra o vendi, e di solito conviene fare l'opposto di quello che dice. Perché? Perché molti indicatori usati per dare quel sentiment lì sono estremamente lenti e spesso arrivano in ritardo, c'è addirittura il rischio che arrivino quando è già terminato quell'effetto lì. Le cripto sono un mercato velocissimo, rapidissimo, e dare in pasto il valore di Bitcoin a un indicatore lento come due medie mobili 50 e 200, ecco, a volte non è la cosa migliore. Questo non per dire è completamente inutile, come non per dire predirà il futuro, dategli il peso che merita. E adesso bonus, vi do un pro tip, ovvero c'è la Death Cross, aumenta, ti spiego come fare a farla sparire, aumenta la lunghezza delle medie mobili, quindi arriva la Death Cross, adesso non c'è ancora in realtà, però noi al posto che 200 mettiamo 250 e non c'è più la Death Cross, e poi arriva, mettiamo 300, poi 400, così non c'è più. Scherzi a parte, questo è per dire che comunque anche le lunghezze delle medie mobili sono sempre arbitrarie, sono indicatori spesso usati sui mercati tradizionali che hanno tutta una reattività diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, se vi sento dire, se vi sento fare la domanda, cosa fai? Vendi tutto perché c'è la Death Cross? Ecco, guai a voi.
voi, guai a voi, vi fulmino tutti quanti. Quindi, ora chiudiamo e ritorniamo sul nostro graficozzo. Oh no, mi è rimasta anche qui, è una persecuzione. Via, 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 show. Eccoci qua. Allora, il nostro graficozzo che cosa ci dice? Al di là dell'indicatore stesso, noi analizziamo la price action. Io preferisco la price action a qualsiasi indicatore perché è più veloce, più reattiva, dice più cose, aiuta di più soprattutto a prendere posizione. A me interessa sapere dove prendere posizione e dove uscire. Quello è l'obiettivo, non fare previsioni strane. Quindi, guardiamo che cosa è successo. L'ultima volta che ci siamo lasciati eravamo rimasti con questo approccio qua sopra. Vi ricordate la zuccata al primo livello di resistenza un po' importante, i 40.000? Tra l'altro aveva anche abbastanza energia quando li andati a cercare. Il problema è che l'energia si è esaurita molto in fretta. Vi ricordate che parlavamo, avevo detto, sì, io sono laureato in clickbait, ormai lo sapete, però non scherzavo quando dicevo nel titolo si decide tutto da qui, perché questo approccio poteva da un lato appunto far vedere, cioè una volontà di iniziare a stornare un po' più in profondità finalmente, dall'altro invece, che è quello che è accaduto, ci eravamo lasciati dicendo in maniera estremamente concreta è addirittura un setup short quello lì, perché è un falso breakout a tutti gli effetti, candela di breakout falso, cioè movimento un po' ostacolato con sweep di liquidità, avevamo anche detto, e poi candela che si va a rimangiare questa candela addietro, retest bearish, addirittura c'erano tutti i presupposti per aprire uno shortino, perché è uno shortino questo, con target il range low, è dedicato a chi vuole a tutti i costi trovare una posizione da aprire, no? Perché se uno invece dedica la sua operatività alle operazioni un po' più di ampio respiro, questa è evidentemente una no trade zone, perché il rischio è sempre quello di farsi mangiare le posizioni dalle balene, col fatto che c'è pochi volumi, poca liquidità e poca volatilità, una triade maledetta, proprio perché basta un niente per fare movimenti anomali e aspettatevene tanti tanti altri. Del grafico tuttavia parleremo più tardi, adesso vi ho preparato un bel po' di cose, ci sono un po' di cose da dirci, tra l'altro oggi ho anche un po' meno tempo perché devo scappare via un po' prima, quindi alle 7:15 chiudiamo, facciamo una rush e poi passo alle vostre domande. Allora, niente, qua spero che abbiate apprezzato la mia canzoncina su Cardano con la dovuta ironia, ragazzi, vi prego non fate presi male, se mi volete seguire su Twitter non fate presi male, se no togliete il follow, perché scherzo su qualsiasi cosa, su Cardano, su Ethereum, su tutto, ok? Non è che voglio fare l'hater, ok? Dovreste conoscermi ormai, dai. Non mi conoscete ancora, su. Ho il lato serio, fino a poco fa ero serio, serissimo, e ho il lato pirla che sfogo esattamente qua su Twitter. Quindi, se volete il mio lato pirla, seguitemi su Twitter. Poi, allora, la Spagna, la seconda banca più grande della Spagna, la BBVA, non so come si pronuncia in spagnolo, non chiedetemelo, vi prego, lancia un servizio di custodia e compravendita di Bitcoin, non in Svizzera, in Spagna, però si appoggia alla sua filiale svizzera, almeno così ho capito, perché la Spagna non credo abbia ancora il framework di regolamentazioni adatte a fare una cosa del genere, però la BBVA ha una sede anche in Svizzera e la utilizza per erogare quei servizi anche all'estero. Niente, notizia così, adoption, come si suol dire. Poi, questa è una notizia importante invece, secondo me, perché non so se anche voi seguite le IEO su Solana, su FTX, che cioè è brutto da dire, perché sembro, qui esce fuori un po' il lato gambler di me, ma sono dei 10 per quasi assicurati, sono un po' come i launchpad di Binance, o meglio, ultimamente è stato così. Chiaramente il passato non è uno specchio del futuro, però se tanto mi dà tanto, visto che c'è hype, c'è un'offerta limitata, io mi aspetto una performance simile anche da questa. L'ultima era stata, cos'era? Mercurial, mi pare, che ha fatto 15 per, poi c'era stato Oxygen che ha fatto 10 per, Maps.me 10 per, insomma, l'andamento è questo. Quindi io, senza ovviamente dirvi fatelo, perché non, io come sempre, io vi riporto i fatti, ma non vi dico cosa fare, quello mi raccomando, usate sempre la testa, capite i rischi ed esponetevi se lo reputate giusto, logico. In questo caso io vi spiego come si fa, perché secondo me può essere interessante, può essere un'opportunità. Allora, è una IEO su FTX, quindi ci vuole l'account di FTX.
Ok, il mio referral l'ho trovato in giro per Telegram e l'ho postato anche oggi perché ho postato un po' una mini spiegazione, però adesso vi spiego un po' meglio. C'è da fare il KYC di livello 2, quindi quello con i documenti. Vi consiglio di mettervi per tempo perché 4-5 giorni secondo me ci vogliono almeno. La IEO avrà luogo, dunque, dov'è? Il 28 giugno, eccolo. Oh no, aspetta, no, il 29 giugno, scusate, alle 9 p.m. di Singapore, il che significa alle 15, se non erro. L'ho scritto anche quello su Telegram, però mi pare che equivalgano. Aspettate che ve lo vado a prendere, facciamo così, così non vi dico stupidaggini. 15 italiane, esatto, sono andato a fare il calcolo. E a partire dall'apertura del momento dell'IEO è possibile fare un'offerta. Come funziona? Funziona a ticket, a lotteria, come le launchpad di Binance. Per poter ottenere i ticket ci vogliono degli FTT in staking, almeno 150. Quindi, se non avete 150 FTT in staking, non potrete partecipare. Se ne avete 150, avete diritto a un ticket, 1000, due ticket e poi si va in modalità whale da 10.000 in su, anche perché adesso FTT costicchia. E allora ogni ticket vi dà diritto a un'offerta. L'offerta parte da 5 da 4 centesimi per SLRS, che è Solrise Finance, il token, quindi $200, fino a un massimo di 250 più 5 FTT. Sappiate già, almeno l'ultima volta è andata così perché avevo partecipato, se non offrite il massimo scordatevi di riuscire a sgraffignare qualcosa. Ecco, perché? Perché prima vanno ai maggiori offerenti e poi se non ce n'è si va a scalare. Tra i maggiori offerenti, se sono troppi gli offerenti, si estrae a sorte. Succederà sicuramente così. Gli FTT verranno sottratti e anche il capitale solo se riceverete i token, altrimenti no. Ok? Quindi questo è quanto, basta. E niente, non c'è altro da sapere. Gli FTT poi verranno bruciati e basta. Che cos'è Sunrise Finance? È un aggregatore. Adesso non so se ve l'ho aperto, non credo. È un aggregatore DeFi su Solana, con diverse funzionalità, quindi è un po', sapete, la punta della piramide della DeFi, dove alla base ci sono i vari servizi e alla punta gli asset manager, che io li chiamo in questo modo. Poi, procedendo con le notizie, allora, remind me later, anzi non ricordarmelo mai più in realtà, eccoci, allora, il Paraguay oggi è uscito un tweet di Carlitos Antonio Rehala Helman, credo che si chiami così, che è un politico importante del Paraguay, che ha detto che a giugno, il prossimo mese, a luglio, legifereranno su Bitcoin, quindi in sostanza lo inquadreranno in una qualsiasi legge, non ho capito bene quale e come, ma credo seguendo un po' le orme di El Salvador. Non so se diventerà di fatto una valuta a corso legale, ok? Ma sicuramente la inquadreranno in qualche modo. Sono curioso di vedere come. Tra l'altro, dunque, aspettate, Carlitos Rehala, eccolo. Nel suo tweet c'è una cosina anche, adesso ve la mostro. Vabbè, a parte la sua spinta di occhi laser, dov'era? Dov'è? Non mi ricordo, forse l'ha scritto in risposta a qualcosa. Ecco, non ho questo. Vedete, ecco, a parte che ho appena visto una cosa, cioè, ha menzionato Ethereum, ma ho appena visto che ha scritto Ethereum. Vabbè, chiudiamo, facciamo così. Allora, poi andiamo avanti. Dunque, questo facciamo dopo. InstaDAP, questo ve lo cito perché è interessante secondo me. Se avete utilizzato in passato Aave, Compound, vari, no, com oh, sì, anche Compound, vari servizi di DeFi, vi consiglio di buttare un occhio a InstaDAP perché stanno facendo l'airdrop del loro governance token. E lo vanno a dare, vedete, potete fare il claim se ce l'avete, se ne avete diritti. Io vi consiglio, a prescindere di controllare se ne avete diritto oppure no, lo droppano appunto a chi ha utilizzato non InstaDAP. Infatti molti si sono incazzati per questo, ma chi ha utilizzato ad esempio Aave, Maker e altri protocolli di DeFi. Quindi provate, dateci un occhio. Di sicuro qualcosa vi trovate da claimare se siete degli utilizzatori della DeFi. Che cos'è InstaDAP? Per i curiosi è un altro
asset manager, mondo DeFi, smart, magari ne parleremo in futuro. Oggi no, se no ci mettiamo 3 ore. Poi, ultima cosa, penultima in realtà, Osmosis. Questa è una cosa che ho letto oggi su Twitter, l'ho approfondito, ho detto vabbè, io glielo butto lì, non credo, cioè non ci investirò, lo guardo, voglio, sono curioso, è un esperimento, una curiosità. È il primo automatic market maker su Cosmos, è in arrivo, il lancio è domani se non ricordo male, sono proprio curioso di vedere come funziona. C'è anche un airdrop, ma credo che sia già finito da ormai secoli, perché non lo so, beh, magari dateci un occhio, ma credo che sia un qualcosa di tempo fa. Io non uso neanche la blockchain di Cosmos, quindi non ne avrei sicuramente diritto, basta, ve lo condivido solo per scopo didattico, non lo so, potrebbe essere interessante. Se ci saranno degli APY golosi con rischio contenuto, ne parleremo ovviamente. Poi la scillata del giorno, che sapete lo reputo sempre una piattaforma super utile, questa Bitcashback, ve ne parlo ormai ogni tot, perché non c'è nessun motivo per non usarla, detto in maniera sincera. Io ci collaboro molto volentieri, quindi vi faccio questa disclosure che vi ho fatto sempre. È un sito attraverso il quale venite rimandati agli e-commerce principali, voi acquistate tranquillamente come fareste nella normalità e ricevete un cashback in Bitcoin, punto. Non dovete pagare attraverso il sito Bitcashback, non date dati sensibili a lui come il numero della carta eccetera, venite rimandati all'e-commerce, comprate normalmente come avreste comunque fatto e ricevete il cashback, tutto lì. Cioè è un modo secondo me carino per fare un mini piano d'accumulo di Bitcoin, soprattutto in questo periodo bearish ci sta, io ne sto abbastanza abusando, soprattutto i compratori seriali, no, che alla fine sotto sotto lo siamo tutti. Pro tip: se usate la crypto.com, la Binance Card eccetera, più il cashback di Stato, volendo, fate una super combo, perché è tutto cumulabile. Poi loro vi pagano, dopo che ricevete un tot di cashback potete chiedere il pagamento, tac, commissioni zero, perché se ne prendono a carico loro. E davvero, ve lo dico in maniera sincera, al di là della collaborazione, è una piattaforma che non c'è, se mi chiedeste perché non la dovrei usare, dimmi un motivo, non saprei trovarlo. Ecco, quindi io vi lascio tra l'altro un link in descrizione con il quale avrete accesso a una promo con la quale per 7 giorni a partire dalla data di registrazione avete il 50% di cashback in più. Attenzione, non è che vi dà il 50% di cashback sull'acquisto, perché l'ultima volta qualcuno mi ha chiesto: ma devo comprare una TV 60 pollici che costa 2000 euro, ma ho 1000 euro di cashback, se ciao, ti piacerebbe? Perché tra i cashback c'è anche un euro, Media World, c'è un sacco di roba. La risposta ovviamente è no, cioè se il cashback è il 2%, col 50% in più diventa il 3%, non è male, dai, è a gratis, nel senso non è che potresti avere di più, ce l'hai e basta, quindi non c'è ragione per non usarla, davvero. Link in descrizione, ci sono un sacco di negozi nuovi ogni volta, io ho perso fino il conto di quali sono, e basta, questo è quanto. Poi adesso tocca a voi, direi, tocca alle vostre domande e vediamo, eccovi qua, partiamo dall'alto come sempre e si vola. Sono io che vedo sfocato, spero di sì, perché altrimenti ho parlato fino adesso con voi che non vedevate niente. Io ti volevo chiedere se conosci Lava Cake. No, non lo conosco. A proposito, adesso c'è il nostro vice in holder, che sicuramente qua c'è, che è da settimane che mi continua a dire di guardare Canaria. Oggi l'ho guardato, ve ne parlerò molto presto, perché di fatto è molto interessante. Sono NFT su, come si chiama? Kusama, ecco, non mi veniva il nome. Dove, qua avevo letto una domanda, Instadap non mi fa fare l'account, non la trovo più però. Strano, perché io in realtà ho fatto connect wallet e c'era claim e basta, non c'è da fare un account, un DeFi. Posso chiederti un'analisi di MDX, soprattutto un parere riguardo all'exchange su OneInch? Sai che MDX io non l'ho mai usato, però ho sempre avuto una buona opinione in realtà, perché è un DEX cross-chain lanciato su BSC e Huobi EcoChain in particolare. Vediamo, eccolo.
È interessante proprio perché il loro token non lo holderei, sono sincero, perché è un token fortemente orientato all'essere dumpato, cioè tu fai dei trade, ti rewardano col token, tu dai liquidità, ti rewardano col token. Io in generale, una regola che ho io è che i token che farmo io li dumpo in continuazione, cioè non li detengo. Perché soprattutto all'inizio, quando ci sono i programmi di incentivo, di liquidity mining molto spinti, è difficile che mantengano valore, cioè è molto più facile che vadano verso il dump. Quindi questa è la mia opinione e non cambia neanche per MDEX, che adesso mi è totalmente imploso. Vabbè, il grafico, ecco, infatti rispecchia un po' la cosa. Di solito c'è un po' di FOMO, quasi ingiustificata, perché ripeto, è un token nato per essere dumpato. Poi sì, ci sono i lock, mica lock, però tendenzialmente c'è sempre una fase di dump in corrispondenza con i primi programmi di liquidity mining, che sono quelli più aggressivi, perché servono a portare utenti sulla piattaforma. Quindi per me è no per questa ragione, il grafico è neonato e quindi anche lì non ti potrei fare un'analisi sensata. Poi, ciao Luca, domandozza, andiamo avanti a imparare. Cosa ne pensi di Vet e Egled e del suo airdrop di Max su Maier come gambling? Guarda, non è gambling, Vet e Errond, perché sono due buone piattaforme, molto valide. E se vedete sfocato, provate a ricaricare la pagina, perché magari è un problema di risoluzione, a cambiare risoluzione. C'è la rotellina in basso a destra. Comunque, no, dicevo che non è gambling, secondo me, può essere visto tranquillamente come investimento. Max non lo conosco, l'airdrop, quindi quello potrebbe essere gambling, dici, magari sì, non conosco bene le logiche, quindi questa è la mia opinione. Ciao, hai sentito della cripto di Anonymous? No, hanno fatto una cripto, assolutamente. Bah, è successo 7 volte e nel breve 4 volte è sceso, 3 volte è salito. Ci ha fatto un video oggi Tiziano, ecco, infatti non bisogna assolutamente agitarsi per la Death Cross, assolutamente non ce n'è ragione. Poi, ma lo pseudo bot a griglia di Binance da quanto esiste? Ma non è un vero e proprio bot, cioè è manuale. Il bot dovrebbe ottimizzarti la griglia da solo, quello lì ti fa far quasi tutto a te. Ciao Liu, potresti farci vedere come fai a trovare una cripto su cui avviare il bot di Bitsgap? Come l'analizzi anche con qualche esempio? Guarda, tendenzialmente più lateralizzano e meglio è. Se ci sono dei problemi di liquidità, altrettanto meglio, perché vai a prendere proprio quelle inefficienze lì. Fai un po' da market maker, ecco. E quindi poca volatilità, lateralità, se hai dentro un range, tanto meglio. E poi che altro? Basta, poca liquidità è tanto meglio, però è difficile trovarne con una con poca liquidità e la lateralità. Proprio per quello ero andato su TRT, perché con The Rock Trading lì prendi la poca liquidità e tradi sulle cripto che invece sono analizzabili in maniera sensata a causa dei loro volumi alti. Poi, secondo il tuo parere, detenere una parte piccola delle proprie cripto su exchange per fare i ribilanciamenti senza andare a pagare molte fee ha senso come operatività? Ma cioè sì, i ribilanciamenti sono un'operatività assolutamente condivisibile e detenerle sugli exchange ti va a minimizzare le fee, cioè di sicuro non devi andare a impazzire a fare prelievi, depositi, soprattutto se hai un capitale piccolo e ogni volta devi fare dentro e fuori con varie cripto pagando quindi le fee del caso, ti vai a rovinare tutto, quindi assolutamente a quel punto il male minore è tenerle sugli exchange. Sceglili bene, non andarli a mettere su HitBTC, exchange esotici, tienili su Binance o su exchange sicuri, ecco. Poi, volevo chiederti, conosci Swarm Network, progetto per security token per tokenizzare asset di vario tipo, che ora sta lanciando Swarm Market, una sorta di AMM? Ah, interessante, non lo conoscevo. Però, compiti a casa, Swarm Network. Grazie mille. Poi, io mi chiedevo se compri sempre tutte le cripto con un pack o se fai altri acquisti. Guarda, in realtà, in parte faccio il pack su DPI, ad esempio, adesso, quindi mi concentro su quello in questo periodo. Se no, tendenzialmente io vado a fare
cioè un'immissione di liquidità alla fine del mese, supponiamo di avere un mese come unità temporale, tu ti fai il tuo bilancio, entrate, uscite, spese, quanto tenerti in liquido sul conto per le necessità, perché non è che devi investire tutto, cioè prima devi avere la liquidità tua per sopravvivere e vivere anche, e poi investi. Quello che investi lo prendi, lo fai entrare nel flusso, nel portafoglio investimenti, e lo vai a spalmare in giro. Quindi se c'è una subottimizzazione, diciamo, di una fetta rispetto all'altra che magari sarebbe da ribilanciare, okay? Magari lo vai a inserire tutto lì prima del ribilanciamento, così fai meno operazioni, eccetera eccetera eccetera. Allora, qualcuno mi ha chiesto di postare anche qua il link di BitCashback, scusate, effettivamente mi sono dimenticato di farlo, sto peggiorando come scillatore, sono veramente pessimo, ve lo do subito, tac, eccolo, quello della promo 50% in più di cashback per 7 giorni. Poi, ciao, liquid swap su Binance, cosa significa quando il PNL dal market making è rosso in negativo? Grazie. Che è rosso in negativo, che stai perdendo. Può succedere per via dell'impermanent loss o per via del fatto che hai pagato un po' di fee al momento, nel momento in cui tu hai dato liquidità. Oldare boys, oldare, grande, esatto, giusta, giusta politica, to the moon. Ciao Luke, sono un amante del trading sui futures con leva. Cominciamo bene, ma finisco sempre con zampe all'aria. E finiamo altrettanto bene. Ci parli delle DeFi ad alto rischio che hai saltato nel video? Ah, guarda, forse ti conviene darti un freno, perché qua sento odore di eccesso di gambling. Mi raccomando, il gambling, l'operatività ad alto rischio non va demonizzata, così come il rischio in generale non va demonizzato, ma non bisogna contenerla, bisogna metterla lì nella sua scatoletta, contenuta in un capitale che puoi perdere massimo, e non farla uscire da lì, altrimenti ti rovina, mi raccomando, è fondamentale. Io ve le dico anche le cose ad alto rischio, però poi se andate a fare degli all-in, cioè mi passa la voglia, perché poi mi sembra che sia quasi un incentivo a farvelo fare, cioè io non mi stuferò mai di dirvi di compartimentare il rischio e di tenere la parte ad alto rischio contenutissima, davvero fatelo, mi raccomando. Domanda, per un wallet virtuale cosa mi consigli e come funziona per le fee? Trust wallet è ottimo, è assolutamente ottimo, mi sento di consigliartelo. Ciao Luke, per una persona che è da poco nel settore avresti una scaletta da seguire su cosa concentrarsi all'inizio? Grazie mille. Ma guarda, ti direi innanzitutto la prima cosa da fare è capire come funzionano le cripto, cioè che cosa sono, di che cosa si tratta. Quindi studiati un po' i fondamentali, ok? Cioè li trovi in giro, magari ti puoi leggere Master in Bitcoin, puoi andare a cercare i video di Antonopoulos che sono ottimi per i fondamentali. Poi, se vuoi cominciare a investire, devi studiare la materia dell'investimento, quindi come andare a strutturare un portafoglio, come andare a diversificare i rischi. Ho fatto trading consapevole per il discorso del trading, ma non solo, perché c'è anche tutta una parte di asset allocation. Ecco, ci sono veramente un sacco di cose da andare ad esplorare. Quindi io direi fondamentali, investimento e poi trading e operatività a maggior rischio. Poi. Allora, ciao Liu, complimenti per la tua disponibilità e del tuo prezioso lavoro di informazione e orientamento, soprattutto per i neofiti. Grazie mille, davvero. Domandozza, che ne pensi della stablecoin di Terra, UST, e del protocollo Anchor? Allora, guarda, a me piacciono, ti dico la mia sincera opinione, Anchor, Mirror, Terra e anche Luna, a dire il vero. Però saranno sede di discussione di un video dedicato, perché penso che ne valga la pena. E basta, questo è quanto, insomma. L'ultimo Dead Cross a marzo 2020, ho detto tutto. Esatto. Luke sventa il crollo delle cripto con questo semplice trucco. Gli speculatori short lo odiano. Adesso domani chiamo il Sole 24 ore e gli dico: ragazzi, ho uno scoop per voi. Come si cancella la Dead Cross? Non ci potrete credere, ma funziona. E da domani tutti bullish. Tra l'altro, mentre annulli la Dead Cross, mentre aumenti la durata della media mobile, devi tenere su questi, così è ancora più efficace. Basta, se no vedo anche MDX, lo vedo a $1,000,000. Aspettate che ritorno su Bitcoin, eccoci. Ahimè, il mercato purtroppo in quest'ultimo periodo
non è proprio gasatissimo, ci vogliono davvero i bull glasses ogni tanto. Poi, ciao Luca, come stai? Senti, hai mai pensato di approfondire il discorso di utilizzo delle blockchain non incentrate solo su valute digitali, ma utilizzate in ambito di impresa, tipo per tracciabilità prodotti? Ma sarebbe interessante magari, se non lo so, cosa ne dite? Potrebbe essere un'idea. L'evento con Deloitte è stato per caso registrato? Perché non ho fatto in tempo a seguirlo. Non lo so, sai, ti dico, perché secondo me sì, non saprei. Poi ci provo a vedere sul loro sito e vi faccio sapere. Facciamo così, se lo trovo. Ciao Luca, un abbraccio per tutta la passione che ci metti. Parlando di Iron Finance, ecco, anche di questo dovremmo parlare, di cosa siamo andati incontro, che era comunque prevedibile vista la FOMO, non condivido il fatto che hai espresso di non voler esternare certe opportunità per il fatto che potrebbero crearsi investitori last minute per il sentito dire. Va contro il principio della trasparenza che hai portato avanti finora. E come proprio un saluto e grazie per... Guarda, alla fine ci ho pensato, ho deciso che effettivamente vado avanti come ho sempre fatto. Cioè, se c'è un'opportunità ad alto rischio, io sottolineerò il rischio, ma non è giusto non dirla. Cioè, alla fine è come con tutte le cose, anche su Bitcoin, anche su una cripto, cioè sulle stocks, su qualsiasi cosa, no? Se uno va in leva 100 per, brucia il capitale. E cioè, no, dipende tutto da quanta testa, quanto cervello uno ci mette. Non è che se domani dico io adesso qui aprirei una posizione long, allora tutti devono andare long 100 per. Cioè, è pura follia, ci vuole gestione del rischio dietro. Quindi mi raccomando, io lo ripeterò ancora di più fino alla... Se già sono nauseante adesso, sarò ancora più nauseante dopo, però sappiate che io vi ripeterò fino alla nausea che bisogna andare a fare una strategia di gestione del rischio prima di qualsiasi altra cosa, che sia un portafoglio investimenti a lungo termine, che sia gambling, che sia trading, è tutto sottostante, subordinato alla gestione del rischio. Caspita, sono già le 7:10, io adesso ho 5 minuti per parlare dei grafici, facciamo anche un po' di più, sforerò, però devo andare a parlare dei grafici, mi dispiace. Allora, partiamo col nostro Bitcoin, poi tanto lo sapete che noi ci vediamo, abbiamo 1000 appuntamenti live settimanali per le domande, quindi per quello state tranquilli che arriverà il vostro turno, non demordete se non vi rispondo alla domanda. Allora, Bitcoin, io vi ho già anticipato all'inizio quella che vedo come situazione, cioè il fatto che abbiamo fatto un falso breakout qua sopra e stiamo andando di nuovo verso il range low. Adesso dobbiamo vedere dove sarà il low, cioè in base a dove andiamo a marcare il low, se andiamo a farlo qua, se andiamo a farlo magari proprio qua, se lo facciamo qua sotto, si possono delineare diversi scenari. Allora, tra i vari scenari c'è quello classico di continuazione del range, quindi andiamo a fare un low in zona precedente range low e poi rimbalziamo e vediamo, oppure andiamo a fare un higher low tipo qua, cioè se domani c'è un'altra bella candela engulfing bullish ad esempio, bene, cioè continuiamo una cosa di questo tipo, e se andiamo di nuovo ad attaccare l'high c'è più probabilità di sfondarlo, e oppure il low è più in basso del precedente e quindi si denota, ahimè, offerta in esubero. Adesso in realtà ci avremmo un bel pool di domanda che va fin qua. Cioè, la domanda, nelle situazioni di poca volatilità, pochi volumi, così di fiacca, i pool di liquidità si vanno a espandere molto spesso perché non c'è una reazione netta come magari c'è nelle fasi concitate, no? Dove abbiamo un movimento accompagnato da forti volumi, da forte partecipazione e una reazione bam, così come uno schianto contro un muro di cemento che ci fa immediatamente rimbalzare, no? In questo caso abbiamo sempre delle shadow molto estese, dei pool molto estesi e delle aree di atterraggio anche lì molto difficili da individuare. Quindi è corretto andare a prendere tutta questa zona come pool di liquidità in domanda. Detto questo, noi abbiamo comunque il nostro low in chiusura che si trova qua, 33.400. Se andiamo a chiudere sotto i 33.400, la tendenza prosegue verso il ribasso. Se andiamo a fare degli sweep della liquidità, dobbiamo andare a vedere invece la zona 30.000, 31.000, scusate.
Qua sotto si configura lo sweep di liquidità, quindi se andiamo a sweepare e poi assorbiamo sopra il low, molto bene, se andiamo a sweepare e rimaniamo sotto al low, molto male, quindi questo è un po' per prendere le misure. Detto questo, rimane sempre una no-trade zone, cioè non c'è una sufficiente direzionalità per prendere una posizione adesso. Se uno vuole andare a costruire posizioni sul lungo periodo, è un altro discorso perché anzi io ho parlato con amici che mi hanno detto è un buon momento per iniziare a investire. Ho detto guarda, fermo restando che sul lungo periodo non c'è da fare del timing, però chiaramente a 35.000 in downtrend è molto meglio che iniziare a 60.000 in uptrend, su quello non ci piove. È una componente di fortuna che poi col lungo periodo viene diluita, però anche il bias mentale no, fa la sua parte, quindi la risposta era sì. Questo è quanto. E adesso per prendere una posizione speculativa, a parte lo short che ci aveva detto qua, che viene invalidato se facciamo ad esempio un higher low con un po' di violenza, allora lì si invalida lo short e si chiude la posizione, ma ripeto, è una speculazione ai limiti dell'intraday questo. Mentre, che altro? Beh, basta, aspettiamo la fuoriuscita dal range, c'è di buono che più dura il range e più poi quando usciamo diventa importante. Quindi, nella speranza di uscire a rialzo, e lo dico da gufo che sta cercando lo short di copertura, perché io sono sempre qua con gli occhi puntati, questi sono i miei occhi, mentre io vado a cercare lo short di copertura, io ovviamente spero nel rialzo di Bitcoin, io sono un Bitcoin bull tendenzialmente sul lungo periodo. E quindi più dura il range, più probabilità ci sono, se andiamo a romperlo a rialzo, di avere un movimento più direzionale, più forte, che magari ci va a riprendere i nostri soliti 50.000, che è l'origine del dump, e quindi di farci ritornare bullish. Quindi meno dead cross e cavolate del genere. Adesso, quando mi è capitato, ogni tanto c'è qualcuno, no, che conosco che mi manda link di articoli, mi scrive ultimamente tutti i link, dead cross, basta, basta. Ma adesso metto l'automod anche su WhatsApp, che se leggo dead cross va a finire che bam. Anche lì, blocco anche lì. Anche mia mamma mi manda gli articoli ogni tanto su Bitcoin e fanno morire perché proprio non lo so. L'inquadratura dal punto di vista di una persona di una completa diversa fascia d'età e interessi, però è curioso, è interessante anche quello, davvero. Poi andiamo a vedere il resto, che ahimè c'è ben poco da vedere, perché ripeto, le altcoin non è certo il momento per andare a cercare posizioni, proprio perché c'è un rischio di doppio minimo molto forte, cioè se rompiamo a rialzo qua, le altcoin non le vediamo per un pezzo, e purtroppo la capitalizzazione complessiva riflette la cosa, cioè siamo in questo range. Lo facciamo durare, continuiamo adesso anche qua, siamo in procinto di dover vedere il test dei low, è il classico test dei low in un range. Vediamo se andiamo a chiudere qua sotto, vabbè, allora ci vediamo all'inferno per citare quello che ho detto anche nello scorso live, no, scherzi a parte, non benissimo, cioè proseguiamo il ribasso, mentre se andiamo a recuperare un po' di scorsi high, va molto 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 meglio. Bene, amici, il resto, ripeto, non ci sono altcoin, cioè se guardiamo le principali, guardiamo Ethereum, facciamolo giusto per sfizio, siamo sempre qui, vedete, adesso abbiamo fatto pure l'equal low ufficializzato con lower high, quindi la situazione è tutt'altro che rosea. Assolutamente da stare. Io sono uscito, vi ricordate, non punto a rientrare in questo momento. BNB idem, nel senso è più in lateralità rispetto a Ethereum come pattern, che è un triangolo, mentre Ethereum ha gli equal low, quindi è peggio. Però anche lì, cioè, bisogna vedere, c'è ancora da vedere, nel senso adesso guardate che razza di volumi, come si fa a bozzare un'operatività con volumi nulli e volatilità nulla. Diventa un lancio di una moneta, ok? Quindi potrebbe andare da una qualsiasi delle due parti, magari avere un impulso poi immediatamente assorbito. Era successo su Ethereum.
Ad esempio qua, vedete, questa candela verde sembrava voler ripartire da per un certo periodo, addirittura state engulfing, ma no, non ha chiuso male. Poi la gravità, ecco, qua è un mercato in preda alla forza di gravità e i mercati così a me non piacciono perché reagiscono poco. Amici, bene, questa è stata una live ipercondensata, spero che vi abbia fatto piacere lo stesso. Noi per una chiacchierata un po' più duratura ci vediamo comunque lunedì. Sapete che lunedì, mercoledì e venerdì sono sempre i nostri giorni e sempre li saranno, e quindi fate un buon weekend, vediamo cosa succede, se il weekend ci porta consiglio, e se vedete la dead cross mi raccomando allungate la media mobile, ditelo a chiunque vi dice ma c'è la dead cross, allunga la media mobile e non c'è più. Vi faccio un carissimo saluto, buon weekend e alla prossima.